Oggi, ragazzi, è finita la mia carriera su YouTube perché sicuramente verrò bannato dopo questo video. E bella a tutti, ragazzuoli, sono Reload, ti siamo tornati in un nuovissimo video. E quest'oggi cosa andrò a fare? Quest'oggi andrò a controllare, anzi a vedere tutte le texture pack hentai più belle che io ho trovato su, diciamo, sul web, navigando sul web. Se anche voi volete scaricare le texture pack che vi mostrerò in questo video, trovate il link del canale Discord in descrizione, dove le lascio lì. Quindi entrate, scaricatele e quindi divertitevi. Madonna, ragazzi, guardate cosa c'è qua. Ma quanto è bella questa texture pack, a parte gli scherzi. Ma quanto sono belle queste texture pack a tema hentai, anime. Io comunque so che sicuramente nei commenti mi starete dicendo: Reload, vedi che ti bannano da YouTube. Ragazzi, no, non mi bannano, state tranquilli. Almeno speriamo che non mi bannano. Io almeno credo che non vengo bannato. Comunque dai, rompiamo il letto il bianco. Ragazzi, vi ricordo che trovate in descrizione tutte le texture pack che io appunto userò in questo video. Dovete solamente entrare sul server Discord e una volta che entrate lì le troverete in qualche chat, penso che le metterò lì. Ora, onestamente non so chi siano questi personaggi, cioè questo personaggio, perché è uno alla fine. Non so chi sia, ragazzi, se lo sapete fatemelo sapere con un commento, lasciatelo qua sotto, ovviamente io vi leggo tutti e vi rispondo soprattutto. Madonna, ma quanto stai salendo, bro? Dai, madonna mia. Ragazzi, fatemi sapere anche con un commento se voi avete già provato ad utilizzare queste texture pack. Fatemelo sapere perché per me la vostra opinione è importantissima. Almeno saprò se non sono io l'unico depravato a cui piacciono queste texture pack così strane, così insolite. Madonna, ragazzi, madonna mia, io come faccio a giocare? Come faccio a giocare con queste cose? Io spero solo che YouTube non veda questo video, che lo cancelli dall'algoritmo. Porco. Comunque ho notato che queste texture pack sono anche FPS boost, cioè proprio le sento che faccio più FPS, sono belle, fluide, non ve lo so spiegare, ragazzi, onestamente. Provatele, fatevelo, cioè fatemelo sapere con un bel commentino al solito. Bravissimo, fra. E dietro? No, non ce l'ho dietro. Sto andando a rompermi il letto. Io faccio un colpetto così e tu il letto, mi dispiace, caro, ma non me lo rompi. E invece me l'hai proprio rotto. Però, bro, mi dispiace, cambia gioco. Mi sa che le Bedwars non sono la tua modalità a cui sai giocare meglio, ecco. Ragazzi, guardate il video fino alla fine perché l'ultima texture pack è la mia preferita ed è qualcosa di stupendo. Sicuramente è la vostra crush preferita. Ora c'è un termine che non mi ricordo come si dice. Forse si dice waifu quando tipo voi siete innamorati di una donna anime. Forse sì, si chiama così. Comunque, so che è la waifu di molti vo di voi. Quindi guardatelo fino alla fine perché, ragazzi, io stesso mi sono innamorato di una texture pack, ragazzi. Verde però il letto ancora ce l'ha e siamo rimasti io e il verde. Quindi se riesco a rompere il letto del verde, mizzica, mi ha attivato la trappola. Dai, 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 dai. Ah, comunque anche il letto è modificato, ragazzi, che non me ne ero accorto, ve lo giuro. Non lo sapevo che ci fosse la texture pack del letto cambiata. Non ci credo, ragazzi, sono caduto nel vuoto. Ah! Ragazzi, notate qualcosa di strano in queste texture pack? Ragazzi, questa è la seconda texture pack del giorno, però purtroppo non riesco a farvela vedere, cerco di arrivare di là. Ah, anche il letto, c'è il letto che è modificato. Ragazzi, fatemi sapere con un commento se sapete questi personaggi che vi sto facendo vedere in queste texture pack di che anime fanno parte, perché ragazzi, onestamente, io gli anime sì, li guardo, ma ne so giusto un paio. Quindi non lo so, se lo sapete fatemelo sapere con un bel commentino, io vi leggo tutti, mi raccomando. Ragazzi, io vi sconsiglio di utilizzare queste texture pack perché verrete costantemente distratti, cioè non avete modo, ragazzi, di giocare in pace. Ma come gioca? Bro, ma come fai a colpirmi da 7 blocchi di distanza? Ragazzi, ma come fa a colpirmi? Ma cadi nel vuoto! Finalmente, ragazzi.
Ti prego, signore. Quanto go? Dai, 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 prima che respawna. Let's go. Ragazzi, mi fa. Mi ha buttato nel bodo. C'ho poca vita. Dai, rosso. Fatti uccidere, fra. Fatti uccidere. Ma come? Ragazzi, ma l'avete visto che... Ma muorice finalmente, ragazzi, mamma mia. Ma quanto sono forte quest'oggi. Tranne queste texture pack con tutte queste signorine che mi stanno guardando, mamma mia. Devo dire che anche il mirino, ragazzi, è particolarmente invitante, eh? Ha una gran bella grafica. Hai rosa che mi ha distrutto il letto, GG bro, GG. Dai, rompimelo sto letto. Bravissimo. Non sai neanche piazzare le TNT, sì. Ma quanto sei forte da 1 a 0? Bro, ma se non hai neanche l'armatura, ma me lo spieghi come mi vuoi affrontare? Non è sì. Ah sì, così giochi. Va bene, vuoi giocare così? Io ci gioco così, sì. Non è questo il problema, sì. Allora, questo qua io non sto capendo se sta a giocare o mi sta prendendo in giro. Bro, che devi fare, bro? Dai, GG. GG a te, fra. Trappiamoci, mi devo fare la mia gheppolina. Easy. Ma che è finito? Easy. Easy, team rosa eliminato. Ma quanto sono forte quest'oggi. Comunque, ragazzoni, ci tenevo a dire che tutte le texture pack che vedrete quest'oggi, forse tranne una, comunque ve lo scriverò sempre su Discord, dove troverete anche le texture pack, sono tutte 32 per. Quindi non sono 16 per, 64, sono 32 per. Perché comunque, ragazzi, guardate che dettagli che hanno. Cioè che ha il cielo, non potete pretendere che sia di una qualità inferiore. Nel senso, tenetevi i vostri 32 bit, che secondo me, comunque, se non avete un computer troppo lento o troppo vecchio, le reggete perfettamente queste texture pack. Madonna mia, ma che cosa stanno combinando lì? Madonna mia, regà, calmatevi. Comunque sono sempre più innamorato di queste texture pack, ragazzi. Non potete, non... Chi ha perso il letto? Ehi, là! Che cosa volevi fare, bro? Il reload non muore per colpa delle palle di fuoco. Shit, mo muoio e mi rompo tutto. Vabbè, ragazzi. Ma chi è sto ragazzo? Guarda, ragazzi! Oh, ma muore. Ma come fa, raga? Vabbè, raga. Vuol dire che non doveva vincere. Cioè, non doveva andare così sta partita. Ragazzuoli, questa è la terza texture pack del giorno, sempre fatta da XTonyG, che saluto, un bravissimo creatore di texture pack. Da lì già potrete intravedere qualche cosina. Questa diciamo che è un pochino più soft, perché l'ho voluto mettere, diciamo, prima di quella più, come posso dire, impegnativa, ecco. Quella più proprio più bella di tutte. Al solito abbiamo il nostro lettuccio modificato. Mamma mia, raga, mamma mia. Ma io non ce la faccio a vedere queste cose. Ah, e là, guardate che c'è qua, ragazzuoli, guardate, mamma mia, io sono innamorato di queste texture pack, ragazzi. Vediamo se questo ragazzo si aspetta che sto per arrivare, ok, non se lo aspetta. Cadi nel void, bro. Cadi. Coraggio. Dai, micchia, perché non ho preso... Ragazzi, fatemi sapere anche con un commento qual è la vostra texture pack preferita di quelle che vi ho fatto vedere oggi. Io sicuramente vi lascerò anche delle cinematiche delle texture pack, proprio del cielo, di tutte queste cose. Vi lascio proprio delle belle cinematiche che poi potrete vedere, che ve le lascio. Morto, GG bro, GG. Scusatemi ragazzi se ogni tanto mi interrompo mentre combatto, però o mi concentro a combattere oppure cioè non riesco a vincere e poi muoio. Ci faccio figuracce bruttissime con voi che mi state guardando. Ok. Ah, questo è del grigio che non sta neanche giocando, proprio è uscito dal gioco. E ne sento un altro che sta... Complimenti alle 13 che ha appena fatto la giocata del giorno, ragazzi. GG. Dai, alle 13. Mamma mia, alle 13, ma cosa sei, zi? Oh, ma che devi fare? Ci vuoi cadere? Ah, era ora che cadessi. Mamma mia.
Dai, bravo! GG! Sì, ma quanto laghi, sì! Sì, ma quanto laghi, sì! Ma sei assurdo! Allora, è rimasto il blu che utilizza l'arco. Ovviamente. Blu ha rotto il letto! Let's go, let's go! Let's go, guys! Vai! Picchiatevi! Arrivo io! Arrivo io che vinco e vince il game, assurdo. GG, 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 GG. Un poco clean upper, però vabbè, dai. Vabbè, dai. Diciamo che nelle Bad Wars tutto è concesso. Ragazzi, preparatevi perché quello che state per vedere, voi non siete pronti, assolutamente ragazzi non siete neanche minimamente pronti. Cioè, guardate cosa c'è qua, peccato che c'è quella struttura davanti, ma guardate cosa c'è qua. Questa è in assoluto la mia texture pack anime preferita. Guardate anche il letto, cioè guardate quanto caspita è figa. Io so che questa, diciamo, questo personaggio si chiama Rias Gremory ed è uno dei protagonisti di com'è che High School DxD mi sembra. Sì, che è un anime, ma ragazzi, ma è qualcosa di stupendo. Dai, 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 manca poco, ti prego, bro, non mi fregare. Ehi là, godo come un riccio. Ci sono, il rosso sembrerebbe non avere la base, cioè non essere in base. Rosso distrutto, easy, 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 facile. Una cosa che non mi piace di questa texture pack è la mela d'oro, che non è una mela d'oro ma è una mela normale. Però ci sta, si abbina al colore rosso. Un'altra cosa che mi piace particolarmente, ragazzi, di questa skin è il fatto che il main color è il rosso. Proprio il rosso, ragazzi, cioè, voi lo sapete, no? Chi mi segue da tanto tempo sa che il rosso è l'assoluto, il mio colore preferito. Dai, ma che devi fare, zio Pera? E dai! Ma cacchio, ma scendi da quel palazzo, scendi! Non mi fare salire. Ma perché devono giocare così, ragazzi? Ma me lo spiegate? Ma che devi fare? Oh, ma li finirai i blocchi prima o poi? Secondo le persone io mi dovrei portare una media di 3 stack di blocchi per riuscire a combattere contro questi elementi che salgono in high ground. Sembriamo su Fortnite. Ragazzi, è Minecraft, sono delle Bad Wars. Quando giocavo io le Bad Wars un paio di anni fa, ragazzi, ve lo giuro che neanche si costruiva, nel senso, si restava in base a fare i fortini. E non vi scherzo, ragazzi, adesso sono diventate una cosa allucinante. Io capisco il progresso, capisco la gente che diventa più forte, ragazzi, io capisco tutto. Ma divertitevi quando giocate le Bad Wars. Cioè, guarda che c'è qua. Basta salire, te prego, sì, basta. Cioè, ma c'è bisogno... vabbè, mi sta pushando anche il giallo. Ma perché giocano tutti in altezza? Ragazzi, giocate bassi, ve prego. Questa è una donna, Martina mi pare che si chiama. Ah no, Marianne, Marianne. Io ho paura delle donne, ragazzi. Oh, ma che devi fa... Ragazzi, non so se vi rendete conto di cosa sta succedendo quest'oggi. Basta, il giallo mi ha fatto arrabbiare, ragazzi. Niente. No, non puoi. vabbè, GG, GG giallo, GG, GG. E va bene ragazzuoli, io vi saluto con queste due zinne sullo sfondo. Se vi sono piaciute queste texture pack, lasciatemi un mi piace, un bel commento. Ma soprattutto arriviamo a, che ne so, 30 mi piace. Così vi mostro altre 4 texture pack hentai bellissime, ragazzi. Vi ricordo che le potete trovare sul mio canale Discord, che lo trovate in descrizione. Entrate, perché se le volete provare, le volete giocare, appunto volete giocarci anche voi, le trovate solamente lì. Detto questo, io vi saluto, da Reload è tutto. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Mua.